Computers go back, way back, to the time when people used to get on down and boogie to the beat. So everybody, get funky! Selection by Stefano Sani DJ. La selezione musicale di questa puntata di Once Upon a Funk è interamente dedicata a una delle etichette discografiche più influenti del periodo disco soul degli anni 70 e 80, la Soul Soul Records. La Soul Soul Records fu fondata nel 1974 da tre fratelli, Joe, Ken e Stanley Kyrie, ed aveva la sua sede al 240 della Madison Avenue di New York. Il nome Soul Soul è un mix delle parole soul, inteso come anima, e salsa, intesa come ritmo di ballo. In questa puntata di Once Upon a Funk potrete ascoltare, selezionati da Stefano Sani DJ e offerti in ascolto da alwayscd.com, i brani più significativi del periodo disco degli anni 70 e 80 della famosa etichetta americana al quale viene dedicato questo speciale Soul Soul Records. Vi auguriamo buon ascolto! As long as we will share love for the sake of love.
Della musica disco funky e l'apertura delle prime discoteche a New York e in tutta l'America, i fratelli Kyrie decisero di non fermarsi solo alla pubblicazione di musica latinoamericana e di aprire un'etichetta indipendente che si occupasse di produrre musica disco ma con influenze soul da miscelare a quelle latine. Si recarono a Philadelphia e ingaggiarono quello che allora era la sezione ritmica della Philadelphia International Record, i musicisti Earl Young, Ronnie Baker, Norman Harris, Bobby Alai e naturalmente quello che in seguito sarebbe diventato l'anima della Salsoul Record, il leggendario Vince Montana Jr. E fu grazie a questi musicisti che si creò il suono Salsoul.
La Salsoul Record è stata la prima etichetta discografica a pubblicare un brano su supporto 12 mix extended per la vendita al pubblico, e il primo brano fu 10% dei Double Exposure. Negli anni successivi venne remixato sia da Tom Moulton, l'inventore del formato 12 mix extended, che da Walter Gibbons, il DJ preferito della Salsoul Record. So you're searching for some.
speciale Salsoul Records. Selection by Stefano Sonny DJ.
1974 e il 1984, anno in cui l'etichetta chiuse i battenti, la Salsoul Record pubblicò più di 100 album, dai quali sono state pubblicate più di 200 versioni mix extended.
Mix on the Mix by Stefano Sony DJ. State ascoltando Once Upon a Funk speciale Salsoul Record, il meglio delle produzioni discografiche della nota etichetta discografica americana. Just as long as I got you, I've got enough. Just as long as I got you, just as long as I got you, I've got enough. Just as long as I got you, the boy is love. Just as long as I got you, I've got enough. Just as long as I got you, when the boy is love. Just as long as I got you.
Nel 1992 la Salsoul Record rinacque con il nome di Salsoul New Generation Record, conosciuta anche con il nome di Double J Record, anche grazie alla produzione di tre nuovi singoli di successo, uno di Lolita Holloway dal titolo Love Sensation, l'altro di Marc Mark and the Funky Bunch dal titolo Good Vibration e il terzo, forse il più conosciuto, Ride on Time dei Black Box, che conteneva al suo interno una nutrita sezione di campionature del brano Love Sensation di Lolita Holloway e fu uno dei primi brani house ad avere un successo planetario. Speciale Salsoul Records.
i miti e le leggende della disco funky degli anni 70, offerte da Holloway's CD. Visita holloway'scd.com. Troverai tutti i brani presenti in questa puntata. He's got the potion and the motion. When I'm feeling low, when my love starts to flow. He's got the power every hour. He's the reason why my face is all aglow. Just one kiss from his lips is like taking vitamin C. Oh, you can't imagine what my doctor does to me.
passion every night. You better believe me. Nel 1975 la Salsoul Record pubblica il primo album della Salsoul Orchestra, intitolato The Salsoul Orchestra. In poche settimane vendette più di 500.000 copie e al suo interno vi sono grandi successi come You Are Just the Right Size, Tangerine, Salsoul Rainbow e Chicago Bus Stop.
la Salsoul Record fu una delle prime etichette discografiche ad utilizzare DJ e produttori per realizzare le versioni extended remix e rendere i brani più adatti al dance floor, e consolidò pochi nomi eccellenti ad utilizzare i master originali e a varcare la soglia del Sigma Sound Studio di Joe Tarsia a New York. I personaggi preferiti dell'etichetta per questo compito sono stati, oltre a Walter Gibbons, in assoluto il preferito della label, anche Larry Levan, Chip Pettibone, Jim Burgess, Bobby DJ Guttadaro e Tom Moulton, l'inventore del formato 12 Mix Extended e del Mega Mix, al quale negli ultimi tempi si sono aggiunti anche John Morales, Joey Negro e Dimitri from Paris. Dalle menti artistiche di questi pochi eletti sono usciti i brani più coinvolgenti della storia disco soul di tutti i tempi. What you gonna do when the whole world's falling down on you? Recession, so recession.
Soul è anche il titolo del primo album di Joe Bazan, pubblicato dai fratelli Carey su etichetta Americana Record, aperta nei primissimi anni 70 a New York. L'etichetta pubblicava esclusivamente musica latinoamericana.
State ascoltando Once Upon a Funk, il meglio delle produzioni discografiche della Salsoul Records. Salsoul Record distribuiva anche per alcune sottoetichette ed erano la Goldmine Record diretta da Norman Harris, la Dream Records e la Tom and Jerry Records. Su quest'ultima venne stampato anche il remake dei Candidates del 1965 intitolato On the Road Again, che nel 1976 venne rifatto dal gruppo francese dei Rockets. What's Miti e leggende della disco funky degli anni 70 selezionate da Stefano Sandi DJ. Speciale Salsoul Records. We'll be right back.
the shapes I see in you. And I lose control just being beside you, girl, I want you so. Nel 1992 la rinata Salsoul New Generation Record rimasterizzò digitalmente tutti i suoi vecchi successi in catalogo. L'operazione ottenne un consenso maggiore in Europa rispetto agli States, e questo grazie anche a un DJ inglese di nome Dave Lee, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Joey Negro, che con le sue nuove versioni remixate diede nuova linfa a brani classici della vecchia etichetta. Nel 1993 il nome dell'etichetta cambiò in Bethlehem Music Company e da allora si diede al ristampo del prestigioso catalogo Soul Soul e alle produzioni jazz. '70s, '80s, funk music. Selection by Stefano Sonny DJ. We'll be right back.
I fratelli Stan, Joe e Ken Kai richiusero l'attività di produzione della Salt Soul Record nel 1984 dopo 10 anni di attività e si trasferirono nel settore dei videogiochi e computers, mantenendo il possesso della Salt Soul Records, che sicuramente è stata una delle case discografiche più influenti dell'era disco. Stai ascoltando Once Upon a Funk, i miti e le leggende della disco funky degli anni 70, selezionate da Stefano Sanni. You've just accessed the Now Experience. This experience is great for dancing.
Selection by Stefano Sonny DJ. 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 We'll be right back.
Welcome to the dawn. You have just accessed the gold experience. State ascoltando Once Upon a Funk, il meglio delle produzioni discografiche disco funky degli anni 70 e 80, selezionate da Stefano Sani DJ. Yes, I'm gonna mess around. La Salsoul Record ebbe anche la fortuna di iniziare le produzioni musicali avvalendosi da subito del sistema di registrazione a 24 piste, che per quei tempi era un sistema avanzatissimo. Basti pensare che solo pochi mesi prima gruppi come i Beatles e i Rolling Stones incidevano a 8 o a 16 piste. La Salsoul Records quindi si trovò al momento giusto, nel posto giusto, quando venne inventata la tecnologia 24 piste.
Avete ascoltato Once Upon a Funk speciale Salsoul Record, l'etichetta discografica fondata dai tre fratelli Stan, Joe e Ken Carey nel 1974. La Salsoul Record sicuramente è stata una delle case discografiche più influenti dell'era disco e nonostante siano passati più di 40 anni dalle loro prime pubblicazioni discografiche, esse hanno ancora un impatto travolgente sulla scena musicale mondiale e non esiste serata o programma radiofonico dedicato alla disco soul degli anni 70-80 dove non vengano programmati i leggendari brani della Salsoul Record. Questo era i miti e le leggende della disco funky degli anni 70 e 80 selezionate da Stefano Sanni. Alla prossima. Hasta la prossima. Jusqu'à la prochaine fois. Until next time. Once Upon a Funk vi è stato offerto da Always CD. Visita allowayscd.com. Troverai tutti i brani che hai ascoltato in questa selezione.